Buongiorno a tutti, oggi il primo approccio ai suoni, parleremo del tetracordo, parleremo della scala musicale, chiariremo il concetto di tono e di semitono e poi cercheremo di visualizzare questa scala sulle dita, con la lettura sulle dita, sulla tastiera e con un primo approccio sulla scrittura delle note sul pentagramma, che per adesso sarà una sola riga. Nella nostra tradizione musicale facciamo riferimento a un modello di successione di suoni che proviene dalla tradizione greca e che chiamiamo tetracordo. Tetracordo significa quattro suoni e nella tradizione greca i quattro suoni erano costituiti da due intervalli più lunghi, uguali tra loro, chiamati tono, e da un intervallo lungo circa la metà, chiamato semitono. Noi adesso siamo all'inizio del nostro percorso, quindi raccontiamo molto semplicemente che qui abbiamo un suono do, a distanza di tono abbiamo un suono re, poi abbiamo un suono mi e abbiamo un suono fa. Questo è il tetracordo. Vedremo che vi erano più tetracordi e la differenza tra di loro era quella della differente posizione del semitono. E questo dava vita a melodie di diverso carattere e di diverse estetiche. Questo suona così, loro lo interpretavano dall'alto verso il basso. Nel passaggio dalla tradizione greca a quella romana, avvenne che vennero utilizzati i tetracordi greci, ma in una chiave completamente differente. Ad esempio, organizzandoli dal basso verso l'alto, quindi con un senso di nota di partenza verso il basso, e poi avvenne questo, che fu istituito un tono di connessione che portò a una distanza di quinta complessivamente, quindi abbiamo un tono, il semitono. Questo tono di connessione che mise in relazione due suoni estremi, una finalis veniva chiamata una repercussio, e al di sopra di questo tono di connessione di nuovo lo stesso tipo di tetracordo, cioè quello con il tono e il semitono finale. Quindi vedete che stiamo parlando di due tetracordi dello stesso tipo, cioè con il semitono in alto. Per motivi che vedremo poco per volta, questa successione di suoni si può ottenere sulla tastiera partendo dal suono C, quello che noi chiamiamo Do. E avremo la nostra scala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e Do. Vedremo sulla tastiera che partendo dal suono C devo semplicemente accarezzare tutti i tasti bianchi. Vediamo un riscontro sulla tastiera. Io qui ho il mio C e ho visto prima questo tetracordo che ho chiamato Do, Re, Mi, Fa. Secondo lo stile greco arrivo dall'alto, il tetracordo dorico. Vedete, qui si parla di semitono perché non c'è il tasto nero in mezzo. Questo è un tono
che è l'unione di due semitoni, e questo è un tono che è l'unione di due semitoni, quindi la di na ni. Abbiamo parlato del tetracordo prima, del tono di connessione e poi dello stesso tipo di tetracordo al di sopra. Questo è quella che posso chiamare scala di Do, che fa Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, che corrisponde alla successione dei tasti bianchi partendo dal suono C. Uno dei primissimi giochi Goitre è la lettura sulle dita, quindi è una lettura, si dice, chironomica, per segni. Questa ha origine inglese e le mie dita percorrono la scala musicale come se salissi o scendessi da una scala, proprio quella che si usa per raccogliere la frutta, gli inglesi la chiamano ladder. E le mie dita vanno verso l'alto per percorrere gli intervalli ascendenti e verso il basso per percorrere gli intervalli discendenti. Proviamo a muoverci sui primi gradini della scala che abbiamo visto oggi. Do, Re, Do, Re, Mi, Re. Quindi tutti intervalli di seconda si sale al suono adiacente e si scende al suono adiacente. Quando io sono sul Do e vado sul Re, salgo di un intervallo di seconda, in seconda ascendente. Poi quando faccio ancora questo segno, non vuole dire Re in sé il gesto, ma vuol dire che si sale ancora a seconda di dove si è partiti. Con gli intervalli di terza, Do, Re, Mi, Re, Do, Mi, Do, Mi, Re, Mi, Do. Intervallo di terza vuol dire che io vado a chiamare il suono ha una distanza di terza, cioè che in metà ne ha un altro. Do, Mi, gli inglesi lo chiamano jump, il salto di terza. Concludiamo il discorso di questa prima pillola con la trasposizione dei suoni Do, Re, Mi che abbiamo visto su una linea. Noi in futuro vedremo, e molti di voi lo sanno, che generalmente il suono è organizzato sul pentagramma, con la presenza di varie chiavi, quella di violino, quella di basso, eccetera, ma lo vedremo insieme. Il pentagramma è una forma che si è assestata poco per volta e perché si è dimostrata la più comoda per coprire la tessitura media di una voce, cioè una voce umana a circa 10 note di comodità e il pentagramma le accoglie tutte senza dettagli addizionali. Ma per adesso noi abbiamo Do, Re, Mi e quindi ci basta una linea. Ci basta una linea dove se io sotto la linea scrivo un suono avrò la possibilità di scrivere un altro distinguendo proprio le posizioni a metà e una sopra. E se io chiamo Do questo primo, avrò Do, Re, Mi, Re, Do, Mi, Do, Mi, Re, Do.
ricorderete dalla lettura sulle dita, do, re, mi, re, do. Quindi il mio segno 2 indica proprio un intervallo di seconda, e qui mi scrivo che ho scritto 2 con le dita, ma 2 è anche la distanza tra questi primi due suoni. E c'è una cosa molto interessante che posso osservare. Se una nota è tagliata a metà dalla riga, l'altra è fuori dalla riga. Questo vale per questa seconda, vale per questa seconda, vedete? Una sulla riga, l'altra no. Quindi posso generalizzare dicendo che quando io ho una nota sulla riga e una fuori dalla riga, ho una distanza di seconda, un intervallo ascendente o discendente. Quando io invece ho Do, mi, do, mi, do. Ho un intervallo di terza ascendente, discendente, vedete qua. E qui abbiamo un'altra cosa che può catturare il nostro occhio, cioè nell'intervallo di terza ascendente o discendente che sia, le due note sono nella stessa situazione rispetto alla riga, cioè sono tutte e due fuori, una sotto e una sopra. E questa è una distinzione importante, subito da ricordarci, perché guiderà l'occhio alla lettura. Quindi io qui ho la seconda, una nota sulla riga, l'altra no, qui tutte e due fuori dalla riga, oppure se io avessi due righe, ma non stiamo a fare l'esempio completo, ma è abbastanza intuitivo. Se io avessi due righe, nelle due righe vicine, i due suoni, tutti e due sulla riga, di nuovo sono a distanza di terza. Eccoci arrivati al termine di questa prima pillola. Abbiamo ragionato dei primi intervalli, l'idea del tetraccordo e della scala. Abbiamo parlato della lettura sulle dita che così tanto ci accompagnerà in futuro e fatto i primissimi esempi di come si possono disporre i suoni su una linea nelle loro diverse altezze. Alla prossima!